Buon pomeriggio amici sportivi, in collegamento dal palazzetto dello sport di Valenzano per seguire l'importante sfida tra Futsal Capurso e Isernia Calcio a 5, a far visita al Capurso, la prima della classe. 18 punti per l'Isernia, 10 punti per il Futsal Capurso. Isernia che ha inanellato 6 vittorie e una sola sconfitta contro il Giovinazzo per una classifica che vede in testa Isernia e Futsal Barletta a 18, Giovinazzo 17, Atletico Cassano 15, Futsal Team e Futsal Ruovo 11 punti, 10 punti per il Capurso, Cus Molise 8, Olimpico Stuni 7, 6 punti per Manfredonia e Sciaminade, 5 Shaolin Soccer, 4 Azzurri Conversano, fanalino di coda il Futsal Canosa. 8 i punti che dividono il Futsal Capurso dal Isernia. Quest'oggi la squadra di casa dovrà cercare di accorciare questa distanza, cercando di vincere e guadagnare quei 3 punti importantissimi. Dall'altra parte l'Isernia vuole dare continuità alla vittoria per 6-2 contro il Manfredonia, e quindi sicuramente non ci starà a perdere. Andiamo a vedere subito le due formazioni con l'Isernia che vede con il numero 1 Gallon, 3 Bidinotti, 4 Giglio Fiorito, 6 De Crescenzo, 7 Santella, 8 Melfi, 9 Caruso, 10 Rafinha, 13 Pelentir, 17 Ariati, 21 Di Pilla, 12 Iacovino. L'allenatore dell'Isernia, mister Scarpitti. La squadra di casa, il Capurso, con il numero 12 Ritorno, 2 Marco Squeo, 3 Biacino, 4 Pavone, 5 Trofeo, 6 Lo Russo, 7 Massimo Squeo, 8 Lillo, alla prima gara con il Capurso, 9 Dammacco, 10 Mazzilli, 11 Zerbini, con il numero 1 Frisone. Andiamo a cercare subito lo starting 5 con l'Isernia Calcio a 5 che va a battere questo calcio d'inizio. Attaccherà da sinistra verso destra dei nostri schermi in completo blu notte, completo rosso per il Futsal Capurso. C'è la prima rimessa laterale, andiamo a individuare i primi 5 che iniziano l'incontro con il Futsal Capurso, che schiera tra i pali Frisone, poi con il numero 11 Zerbini. Occhio al primo pericolo con Frisone che mette ordine. Frisone, Zerbini, Squeo, Mazzilli e Biacino per il Futsal Capurso. Gallon, Bidinotti, Giglio Fiorito, Rafinha. È il numero 17 Ariati. Questo è lo starting 5 dell'Isernia Calcio a 5 che adesso prova ad impostare con la verticalizzazione buona per Rafinha, che però non controlla. Palla che termina sul fondo, partito forte la squadra ospite che si è fatta vedere già in due occasioni nella zona di Frisone, senza però impensierire l'estremo difensore. Pressing offensivo da parte dell'Isernia ad ostacolare l'impostazione del Capurso, con Biacino che con calma serve Zerbini, la verticalizzazione per Mazzilli che prova a puntare con il mancino, poi col destro la conclusione ribattuta. Nessun pericolo per l'Isernia che adesso si riposiziona con calma, prova ad impostare Giglio Fiorito, l'apertura per Bidinotti, suggerimento ancora per il numero 3 in maglia blu, il capitano dell'Isernia, che però non riesce a controllare. Allora Gallon va a recuperare palla, riparte l'Isernia con Bidinotti per Rafinha. Bidinotti prova a puntare Squeo, non c'è spazio, allora si torna indietro da Giglio Fiorito. Rafinha, occhio a Rafinha, aveva trovato un buono spunto, poi il suggerimento per Ariati, deviato in fallo laterale. Chiede più attenzione mister Squillaci, che vede troppo basso il baricentro del Futsal Capurso, chiede un pressing un pochino più alto. Giglio Fiorito, Ariati, dietro per Gallon, Bidinotti, Giglio Fiorito attaccato da Mazzilli. Ecco il pressing offensivo del Capurso con Giglio Fiorito che cercava davanti Ariati, che però non ha seguito l'azione del compagno, non ha capito bene le intenzioni del proprio compagno. Palla che termina in fallo laterale.
toccato duro Mazzilli da Giglio Fiorito, calcio di punizione a favore del Futsal Capurso per il primo fallo dell'incontro commesso da Lisernia. Calcio di punizione affidato a Zerbini, rincorsa lunga, vediamo se cercherà addirittura la porta da lì Zerbini. Parte Zerbini col mancino, è uno schema per Mazzilli, attaccato da Rafinha, ultimo tocco proprio del numero 10 in maglia blu. Rimessa laterale ancora per il Futsal Capurso, la conclusione di Biacino ancora deviata in fallo laterale. Tarda ad arrivare la sfera. Mazzilli per Biacino che cerca ancora la conclusione, questa volta la palla resta in campo. Allora Bidinotti per Giglio Fiorito, una pirouette sulla sfera, poi Bidinotti ancora per Giglio Fiorito, messo giù, non ci sono gli estremi per il calcio di punizione. Occhio al contropiede del Capurso con Zerbini, la conclusione, il miracolo in scivolata di Ariati che mette palla in calcio d'angolo. Buon contropiede da parte del Capurso, ottima chiusura da parte di Ariati. Calcio d'angolo affidato a Biacino, la palla retratta proprio per Zerbini. Biacino, la sfera per Zerbini, movimento di Biacino, proverà a fare tutto da solo Zerbini che però si trascina la sfera oltre la linea laterale. Rimessa a favore della Isernia, calcio a 5, Bidinotti per Giglio Fiorito. Bidinotti, buona la botta dalla distanza deviata da Zerbini, fallo laterale a favore della squadra ospite, subito battuta a favore di Ariati. Giglio Fiorito, Rafinha, l'apertura per Ariati, attaccato da Squio. Ariati prova a fare tutto da solo, ostacolato da Mazzilli che recupera il possesso palla, poi l'apertura a destra di Squio per Zerbini, un pochino arretrato rispetto al suggerimento del proprio compagno. Rimessa laterale a favore del Isernia con Ariati ad impostare. Giglio Fiorito, Ariati dietro per Gallon, Rafinha prova ad andare via, l'apertura per Bidinotti, problema tecnico con la sirena che appunto ha messo un suono, il fischio del direttore di gara per controllare la situazione, chiarimento tra il direttore di gara e il terzo arbitro, quello che gestisce il cronometro, il cronometrista. Tutto nella norma, allora si può riprendere il gioco con la rimessa laterale a favore dell'Isernia, calcio a 5. Bidinotti per Ariati. Ancora Bidinotti. Rafinha prova ad andare via, il cross deviato in calcio d'angolo, gran lavoro di Rafinha che con la suola aveva eluso il pressing di Squio, poi il cross deviato in calcio d'angolo, il movimento con il cross a cercare Giglio Fiorito. Mazzilli, Zerbini prova ad andare via, ancora la palla per Mazzilli, Mazzilli, Mazzilli per Zerbini, ancora Ariati, ancora un miracolo da parte del numero 17, ancora in scivolata, gran lavoro di Ariati che ha neutralizzato ancora una volta il contropiede da parte del Futsal Capurso. Ariati per Rafinha, ottima verticalizzazione dentro per la conclusione di Bidinotti, palla che termina sul fondo. Partita davvero bella in questi primi 4 minuti di incontro, risultato fermo ancora sullo 0-0. Noi andiamo a ringraziare gli sponsor che permettono questo evento. Paolicelli Light Design in via Casa Massima, al chilometro 11 a Capurso. MIV Art of Ballet a Capurso in via Tricarico 4. Edil Meridionale Costruzione di Bellizzi Gianni a Capurso. E in Edil, le primizie e Esposito Costruzione di Isernia. Occhio alla conclusione di Giglio Fiorito, la risposta di Frisone con il piede destro. Rimessa laterale a favore dell'Isernia che resta allora in zona offensiva. Rafinha prova ad impostare, prova a saltare Mazzilli, lo fa bene, ancora Rafinha, Rafinha il cross.
ancora l'uscita di Frisone che va a mettere ordine, rimessa laterale a favore dell'Isernia. Rafinha, la conclusione di Bidinotti, rimessa dal fondo a favore Capurso. Ottava giornata del campionato di Serie B, girone F. Vede in campo Futsal Capurso e Isernia calcia a 5. Giglio Fiorito per Ariati. Giglio Fiorito prova ad andare via, salta ancora Mazzilli. Giglio Fiorito, la conclusione, ancora l'uscita di Frisone che mette palla in fallo laterale. Adesso costante il pressing offensivo del Isernia. Giglio Fiorito, la sfera per Bidinotti che finta il destro, poi la palla sul sinistro che va a colpire però sul volto Biagino. Calcio d'angolo a favore della squadra ospite, con il direttore di gara che si va ad assicurare delle condizioni fisiche di Biagino. Conclusione forte sul volto del numero 3 in maglia rossa. Intanto sugli altri campi si disputa Cus Molise, Futsal Barretta, Futsal Canosa, Azzurri Conversano, Futsal Ruvo, Olimpico Ostuni, Giovinazzo calcio a 5, Sciaminade, Manfredonia contro Futsal Team, Sciolin Soccer contro Atletico Cassan. Questo è il calendario completo dell'ottava giornata del campionato di Serie B, girone F. La conclusione di Bidinotti, mette fuori Zerbini, poi Mazzilli, c'è Biacino davanti a sé, Mazzilli prova a fare tutto da solo, Mazzilli, la conclusione ribattuta da Ariati, prova a ribaltare la situazione da difensiva ad offensiva il Isernia calcia a 5, la palla dentro, è ben posizionato Squeo che poi va a servire Biacino, prova ad andare via il numero 3, la conclusione ribattuta da Rafinha che poi si scusa con i propri compagni. Giglio Fiorito per Bidinotti, la sfera dentro a cercare Ariati, attaccato da Mazzilli, lo scarico ancora per Bidinotti, poi la palla dentro proprio per Bidinotti che aveva fatto un buon movimento, poi dalla distanza Squeo, la sfera che scheggia la traversa. Grande conclusione, inaspettata. Gallon sembrava essere sulla traiettoria, ma grande conclusione di Marco Squeo. Grande il dribbling di Giglio Fiorito, poi arriva il raddoppio di Zerbini che mette palla in fallo laterale. Le finte di Rafinha a disorientare Biacino. Ariati, Bidinotti, ancora Rafinha, dentro per Bidinotti, palla un po' morbida, capisce tutto Mazzilli che poi prova a ripartire, palla che resta in campo. Tormento di Bidinotti che trova la deviazione di Squeo, rimessa dal fondo proprio a favore del capitano del Isernia calcia 5. La verticalizzazione buona per Rafinha, spalla alla porta, si gira bene, poi il tocco deviato da Biacino che poi prova ad impostare l'azione del Futsal Capurso. Biacino dietro per Mazzilli, palla interessante per Mazzilli che prova a disorientare Giulio Fiorito, lo scarico per Zerbini, dentro ancora per Mazzilli, Zerbini, lo scambio tra i due ripetuto, Squeo, Biacino, dentro per Squeo, ottimo movimento, la conclusione di Squeo con la palla che termina questa volta alta, nessun problema per Gallon. Paolicelli Light Design in via Casamassima a Capurso, MIV Art of Ballet in via Tricarico 4 a Capurso ed il Meridionale Costruzioni di Bellizzi Gianni a Capurso, Eneide, Le Primizie e Esposito Costruzioni a Isernia. Questi gli sponsor che permettono l'evento tra Futsal Capurso e Isernia Calcio a 5. Tutte le specifiche le trovate sul nostro player. Rafinha, Ariati, prova ad andare via Pelentir, lo fa bene, poi Mazzilli e Squeo mette fuori in fallo laterale. Giglio Fiorito per Ariati, Rafinha per Pelentir, intervento ancora di Squeo in fallo laterale, fuori Rafinha, dentro Melfi. Pelentir, ancora l'intervento di Squeo,
ancora rimessa laterale a favore dell'Isernia. Pelentir, la palla dentro per Giglio Fiorito, la conclusione col mancino che termina sul fondo. Occhio a Biacino, di colpo di testa che anticipa l'uscita di Gallon, che aveva chiamato la sfera, ma probabilmente non è andato convintissimo a cercare di spazzare via la sfera. Biacino l'ha anticipato, è andato a concludere con la palla che non è uscita di molto. Biacino per Zerbini, attaccato da Melfi, che riesce a deviare la sfera in fallo laterale. La deviazione di Melfi, con Zerbini che si lamenta per il movimento ritardato da parte di Mazzilli. Ancora nessun cambio per il Futsal Capurso, che deve contare le assenze di Colaiani, di De Mola, ancora non al completo la squadra di Mister Squillace. Ultimo tocco di Melfi, rimessa dal fondo a favore Futsal Capurso. 8 sul cronometro, 0-0 il risultato parziale, con il Capurso che difende bene, poi parte in contropiede e più di una volta ha messo i brividi a Gallon. Ottimo possesso palla alla ricerca dello spazio giusto per l'Isernia, calcio a 5. Giglio Fiorito, la verticalizzazione a cercare Melfi che è alle spalle di Zerbini, allora facile l'anticipo, la palla per Mazzilli che prova ad andare via. Ultimo tocco di Mazzilli, rimessa dal fondo. Gallon per Giglio Fiorito. Pelentir, la sfera per Ariati, attaccato da Mazzilli, non c'è spazio, si torna indietro da Pelentir, ancora Giglio Fiorito. Pelentir per Ariati, Pelentir, adesso pressing offensivo da parte del Capurso con Pelentir che non trova lo spazio giusto, costretto a mettere la sfera in fallo laterale. Zerbini, la verticalizzazione per Mazzilli, sfera che arriva a Frisone. Squeo, attaccato da Pelentir che gli ruba palla, poi la trattenuta e il fallo, calcio di punizione per il fallo commesso da Squeo. Calcio di punizione, cartellino giallo ai danni di Marco Squeo, un pochino ingenuo in questa occasione. Avrebbe potuto mettere palla in fallo laterale o in palla lunga, ha preferito invece coprire la sfera, non l'ha fatto benissimo, allora ne ha approfittato Pelentir che è andato poi a puntare Frisone, costretto al fallo. Marco Squeo, sarà proprio Pelentir a battere questo calcio di punizione, due in barriera per Frisone, di otto occasione per l'Isernia, risultato fermo ancora solo 0-0. Pelentir, la conclusione ribattuta da Squeo, conclusione che va ad impattare con la barriera. Pelentir, lo scavetto, esce Frisone che va a bloccare, poi la sfera per Biacino che è lì vicino, la sfadella per Mazzilli, ancora Biacino di testa, adesso fase confusa, prova a mettere ordine Giglio Fiorito. Melfi per Pelentir, Melfi attaccato da Zerbini con il mancino, non c'è lo spazio per calciare, allora Ariati. Pelentir dentro per Ariati, lo movimento giusto, poi la palla dentro, i due tempi, blocca Frisone. Occhio a Squeo, in uscita libera, l'apertura a destra per Biacino, poi Zerbini dietro, la palla buona per Mazzilli, questa volta esce con i tempi giusti Gallon che va a liberare la sfera. Time out chiamato da Mister Scarpitti. Allora noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità.
Terminato il minuto di time out, si riprende il gioco a 9 minuti e 30 secondi trascorsi in questa prima frazione. Risultato parziale di 0-0, non si sblocca il risultato qui al palazzetto di Valenzano. Calcio d'angolo affidato a Biacino, la sfera per Zerbini con la palla che passa tra le gambe di Giglio Fiorito. È pronto Gallon a bloccare. Ariati per Giglio Fiorito. Pressing alto di Biacino su Giglio Fiorito. La deviazione in fallo laterale a favore dell'Isernia, calcio a 5. Ariati, Pelentino, Ariati, la verticalizzazione per Melfi, suggerimento impreciso, rimessa dal fondo a favore Futsal Capurso, frisione lungo per Mazzilli che aggancia come può, vicino a lui c'è Melfi che gli ruba palla, poi Ariati, attaccato da Squio, nessun cambio ancora per mister Squillace. Giglio Fiorito per Ariati che prova ad andare via, la conclusione ribattuta, poi la spinta evidente di Ariati su Zerbini, calcio di punizione con Zerbini che chiede il cartellino giallo, non accontentato dal direttore di gara, calcio di punizione battuto Mazzilli, non benissimo, poi Biacino prova ad andare via lui, lo fa saltando Ariati, ancora un fallo di Ariati, calcio di punizione a favore di Futsal Capurso, secondo fallo consecutivo commesso dal numero 17. Questa volta sulla sfera si presenta Mazzilli. Mazzilli, la conclusione direttamente in porta con la palla che termina sul fondo, non di molto, aveva mirato all'incrocio dei pali alla destra di Gallon, brivido per l'estremo difensore del Isernia. Gallon per Ariati, Giglio Fiorito, Pelentir, ancora Giglio Fiorito attaccato da Biacino, Giglio Fiorito prova ad andare via, toccato da Biacino, calcio di punizione a favore dall'Isernia, due falli commessi dal Capurso, tre dall'Isernia. Pelentir per Ariati, Pelentir, è partito Ariati, tarda il suggerimento, adesso servito Ariati attaccato da Mazzilli, la deviazione di Squio, rimessa laterale a favore Isernia. Ariati per Pelentir, la verticalizzazione per Melfi, chiede il fallo Zerbini, ci sarà solo rimessa laterale a favore della squadra di casa. Fuori Melfi, dentro Caruso per l'Isernia. Zerbini, Squeo. La sfera dentro per Mazzilli. Suggerimento impreciso. Rimessa dal fondo a favore Isernia. Gallon per Ariati, Giulio Fiorito, Caruso tocca la sua prima palla dentro per Pelentir che si alza la sfera, potrebbe calciare col sinistro, attaccato da Biacino, lo scarico per Giulio Fiorito, ancora Pelentir prova ad andare via sulla destra, toccato Zerbini sulla testa. Sarà una rimessa laterale a favore dell'Isernia con Zerbini che è ancora a terra. Noi allora noi ne approfittiamo per ringraziare gli sponsor che permettono questo evento. Paolicelli Light Design in via Casa Massima a Capurso, MIV Art of Ballet a Capurso in via Tricarico 4, Edil Meridionale Costruzione di Bellizzi Gianni a Capurso,
Einaudi, le primizie e Esposito Costruzioni a Disernia, questi gli sponsor che permettono questo evento. Quando Zerbini è ancora a terra per il tocco involontario con il braccio largo di Belentir. 11 primi, 13 secondi trascorsi in questa prima frazione, risultato parziale di 0-0. Non ci sarà fallo laterale, bensì calcio d'angolo a favore dell'Isernia. È pronto a battere Belentir. Esigenza di asciugare una zona di campo a causa del parquet scivoloso. Belentir, la palla dentro, tocca la deviazione di un giocatore del Capurso, si trattava di Lo Russo, poi Frisone andato a bloccare e rimettere il pallone direttamente dall'altra parte, dove tra le braccia di Gallon. Belentir, la verticalizzazione per Rafinha che è subentrato ad Ariati. Squio, la palla dentro per Pavone. Pavone che ha preso il posto di Zerbini. Giulio Fiorito, dentro per Rafinha che prova ad andare via, in mezzo a due, la deviazione di Mazzilli, poi Biacino. Squio, il dribbling rischioso, arriva ancora Biacino che va a mettere palla in fallo laterale. Fuori Squio, dentro Zerbini. Nulla di grave quindi per il numero 11 in maglia rossa, che però continua a toccarsi il collo. Giulio Fiorito per Rafinha, dentro per Giulio Fiorito, la conclusione con Zerbini che si contrappone bene. Giulio Fiorito per Rafinha. Giulio Fiorito, dentro ancora per Rafinha, attaccato da Pavone. Rafinha, dentro per Caruso, poi Pavone rischia qualcosa, Rafinha recupera palla, il cross deviato da Pavone in calcio d'angolo. La botta di Giulio Fiorito, la deviazione in fallo laterale del capitano del Capurso Mazzilli. Rafinha per Giulio Fiorito. Rafinha, Giulio Fiorito, Caruso. Rafinha attaccato da Pavone. Rafinha prova ad andare via, tocca non benissimo, poi Pavone, Zerbini attaccato da Caruso. De Crescenzo, Rafinha, la deviazione di Pavone in fallo laterale. Pavone, classe 1998, tra i più giovani in campo quest'oggi. Giulio Fiorito, De Crescenzo, Rafinha attaccato da Pavone, ancora Rafinha, resiste bene al pressing di Pavone. Mazzilli mette palla in fallo laterale a favore dell'Isernia. De Crescenzo per Giulio Fiorito. Rafinha dentro per De Crescenzo, esce Frisone, palla che resta lì, perde anche uno scarpino De Crescenzo. Impeccabile fino a questo momento nelle uscite Frisone, che adesso però subisce un piccolo infortunio. Dentro Bidinotti al posto di De Crescenzo, che dicevamo in precedenza ha perso lo scarpino. Costretto ad uscire allora il numero 6 dell'Isernia. Non benissimo Zerbini, rimessa laterale a favore della squadra ospite con Giulio Fiorito per Rafinha. La palla dentro per Bidinotti e poi Bidinotti per l'1-0 dell'Isernia. Due volte Bidinotti per il vantaggio ospite. Prima con il destro, poi con il sinistro.
in prima battuta la risposta con il petto di Frisone, poi con il mancino sotto la traversa, nulla da fare per l'estremo difensore del Futsal Capurso. Cambia quindi il risultato parziale, Isernia 1, Futsal Capurso 0, la rete di Bidinotti che ha preso il posto di De Crescenzo pochi secondi prima. Gran lavoro di Rafinha che ha trovato con i tempi giusti, nello spazio giusto, Bidinotti. Si è girato e ha calciato bene il capitano del Isernia. Quando siamo a 6 minuti dal termine della prima frazione, rimessa laterale a favore dell'Isernia con Rafinha, la palla dentro, toccata da Pavone, ancora rimessa laterale dal lato opposto per l'Isernia. Giglio Fiorito, la sfera per Bidinotti, Rafinha prova ad andare via, ancora Rafinha prova a trovare ancora lo spazio giusto, lo fa servendo Caruso, poi Zerbini anticipa bene Caruso. Rimessa laterale a favore Isernia, Bidinotti per Giglio Fiorito, Rafinha, Bidinotti dentro per Caruso, ancora Bidinotti, il cross ribattuto da Zerbini due volte, rimessa laterale a favore Isernia che adesso è costantemente nella metà campo del Capurso. Bidinotti per Gallon, Giglio Fiorito, Rafinha dentro per Caruso, ancora Caruso, prova ad andare via, la palla di ritorno a cercare Rafinha, si difende bene il Capurso, poi arriva Mazzilli che ruba palla, prova a ripartire Mazzilli, ancora Mazzilli, resiste alla carica, poi serve Biacino, non si concretizza il vantaggio, calcio di punizione a favore Capurso con Caruso che ha qualcosa da ridire al direttore di gara. Biacino per Zerbini, il suggerimento per Biacino, time out chiamato da mister Squillace. Allora noi ci fermiamo ancora qualche secondo per la pubblicità. Gioco con il possesso palla dell'Isernia, De Crescenzo per Gallon, Caruso, il palleggio elegante, poi il suggerimento arretrato per Ariati, De Crescenzo, Ariati, Caruso, Ariati, la palla dentro per Bidinotti con i tempi giusti, Bidinotti, il palleggio elegante, ancora Bidinotti, palla che resta lì, mette fuori Pavone, poi Biacino attaccato da due maglie dell'Isernia, rimessa laterale a favore del Futsal Capurso, ultimo tocco di Caruso, Biacino per Lillo, Pavone, Lillo verso il posto di Mazzilli, Biacino prova ad andare via, alle spalle c'è De Crescenzo che li ruba palla, poi arriva Zerbini a recuperare il possesso per il Capurso, ultimo tocco del giocatore in maglia rossa, rimessa laterale a favore del Isernia quando siamo a 4 minuti e 25 secondi dal termine della prima frazione, 1-0 in vantaggio l'Isernia. Si decide fino a questo momento la rete di Bidinotti, le mani Frisone per Biacino, la verticalizzazione per Zerbini, l'anticipo di Ariati, De Crescenzo, Ariati, Bidinotti, la verticalizzazione per Ariati, esce Frisone che poi va a calciare in porta, la porta è sguarnita, la conclusione di De Crescenzo, di testa Biacino si oppone,
poi Zerbini ha rischiato qualcosa l'estremo difensore del Capurso, che adesso va a lanciare profondo a cercare Pavone in due tempi. Gallon riesce a recuperare la sfera, poi la conclusione di De Crescenzo, grande risposta con la mano destra di Frisone. Brivido per il Capurso, grande lancio di Gallon per De Crescenzo, calciato di prima intenzione il numero 6 del Isernia, che adesso va a battere questa rimessa laterale a favore di Ariati. De Crescenzo, Gallon, parte De Crescenzo, preferito Bidinotti, Ariati, la palla per De Crescenzo, imprecisa, rimessa laterale a favore Futsal Capurso. Pavone per Lillo, Diacino, Zerbini, messo giù, calcio di punizione a favore del Capurso, che significa quinto fallo commesso dalla squadra ospite. Prossimo fallo, ci sarà il tiro libero a favore del Capurso. Calcio di punizione, è pronto Lillo, fuori Biacino, al suo posto con il numero 7 Massimo Squio. Parte Lillo, la conclusione è potente, piuttosto centrale, in due tempi, va ancora a bloccare Gallon. De Crescenzo per Ariati, la palla dentro a cercare Caruso, lo contiene bene Lillo, esce Frigione che va poi a rilanciare a favore di Zerbini, la spinta di Ariati, non c'è fallo, lo scarico per Bidinotti, Ariati, Caruso, Ariati, controllo difficoltoso, poi perfeziona Ariati, c'è Bidinotti pronto a calciare con la mano, l'intervento di Frigione che però tocca male la sfera, problema la mano per Frisone che era entrato dall'infortunio proprio per una frattura alla mano sinistra. Vedremo se riuscirà a continuare l'incontro Frisone. Nulla di grave sembra per Frigione, che si rialza, calcio d'angolo a favore di Serna. De Crescenzo, la sfera per Ariati, la conclusione, la deviazione di Zerbini per il 2-0 dell'Isernia. Raddoppia la squadra ospite con la conclusione dalla distanza di Ariati, deviazione beffarda di Zerbini e più 2 dell'Isernia. Nulla da fare per Frisone che andava nella direzione opposta. Lillo per Squeo, Lillo, Zerbini, Mazzilli prova a disorientare Bidinotti, lo fa bene, il cross dentro, non si fa trovare, pronto per il tapin vincente Massimiliano Squeo, gran lavoro di Mazzilli che è andato via, poi il cross potente sul secondo palo, non era posizionato nessun compagno. De Crescenzo prova a puntare Squeo, si allunga troppo la sfera, rimessa dal fondo a favore del Futsal Capurso. Frisone per Lillo, Zerbini, Squeo dentro per Mazzilli che prova a calciare, trova Bidinotti, poi Mazzilli, ancora Bidinotti, palla che termina in fallo laterale. 2 minuti al termine della prima frazione, Futsal Capurso 0 Isernia 2, la rete di Bidinotti e pochi secondi fa Ariati. Mazzilli di testa non riesce a deviare in porta, lancio buono di Frisone, non preciso questa volta invece Gallon con la palla che termina direttamente in fallo laterale. Squeo per Frisone,
Lillo, dentro per Mazzilli, si trascina la sfera oltre la linea laterale, rimessa a favore del Isernia, occhio a De Crescenzo, la palla entro per Caruso, scivola Squeo, poi la conclusione di Caruso, si difende bene il Capurso, Zerbini prova a far partire i suoi, perde una brutta palla, 3 contro 1, De Crescenzo per Caruso, Bidinotti, Lillo sulla linea di porta, dice no al 3-0 dell'Isernia. Rimessa laterale battuta da De Crescenzo, Ariati per Caruso, la conclusione e termina sul fondo. Frigione, Lillo perde una brutta palla, poi rimedia, verticalizzazione, deve raggiungere il suo compagno, poi allora Ariati, ultimi 60 secondi di questa prima frazione che vede in vantaggio per 2-0 l'Isernia sul Capurso. L'Isernia che è andato vicino alla rete anche del 3-0 con Bidinotti, ha salvato Lillo sulla linea di porta. Ariati per De Crescenzo, Gallon, la verticalizzazione a cercare Caruso, palla sul fondo, Frigione, la palla profonda di testa Bidinotti, serve bene De Crescenzo che prova ad andare via, De Crescenzo la conclusione, poi arriva ancora Bidinotti, la conclusione è forte, imprecisa però. Frigione, Lillo, anticipo di Ariati su Mazzilli, Caruso, Frigione con la palla che termina in fallo laterale, un gran lavoro di Frigione che ha chiuso bene lo specchio della porta, Caruso è andato a calciare a botta sicura, buon lavoro di Frigione. Ariati, la palla dentro, il fallo di Mazzilli su Ariati, calcio di punizione a favore Isernia, fuori Caruso, dentro Pelentir. De Crescenzo per Pelentir, la conclusione ribattuta da Mazzilli che poi prova a ripartire, inciampa sulla sfera, ultimo tocco di De Crescenzo, rimessa laterale a favore Capurso, è pronto a battere Lillo. Frisone, palla profonda per Mazzilli, esce Gallon che gli toglie la sfera dalla testa. Pelentir, 12 secondi al termine della prima frazione, Pelentir messo giù da Mazzilli, non c'è fallo. Squeo per Zerbini, la conclusione, il palo esterno, c'è stata una deviazione di Gallon, calcio d'angolo, allora chiude davanti il Capurso, calcio d'angolo Squeo per Zerbini, la botta ribattuta da De Crescenzo, il fallo laterale. Squeo, la palla dentro, ancora la deviazione di Pelentir, calcio d'angolo, non ci si muove da lì, sempre Squeo a battere questo calcio d'angolo, la palla dentro per Mazzilli che mette giù De Crescenzo, prova a ripartire De Crescenzo, non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione tra Puttar Capusso e Isernia, calcio a 5 in vantaggio la squadra ospite per 2-0, decide Bidinotti e la rete di Ariati con la deviazione di Zerbini, 2-0 quindi il risultato al termine della prima frazione tra Futsal Capurso e Isernia calcio a 5, un Isernia compatta che è molto cinica, ha trovato due reti, ha avuto qualche altra occasione la squadra ospite, in contropiede il Capurso ha provato a far male a Gallon senza però trovare fortuna. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento: Paulicelli Light Design in via Casamassima a Capurso, MIV Art of Ballet in via Tricarico 4 a Capurso ed il Meridionale Costruzione di Bellizzi Gianni a Capurso, Eneide Le Primizie Esposito Costruzioni a Isernia.
Noi ci fermiamo per qualche minuto, poi ancora insieme per il secondo tempo tra Futsal Caporso e Isernia Calcio a 5. Tutto pronto per il secondo tempo tra Futsal Caporso e Isernia Calcio a 5. Si attende solo l'arrivo dei direttori di gara. Allora noi andiamo a vedere come ripartono le due squadre. Futsal Caporso che riparte con gli stessi 5 con cui è partita nella prima frazione, vale a dire Frisone, Biacino, Zerbini, Mazzilli e Marco Squeo. Per la squadra ospite invece sempre tra i pali Gallon, poi Ariati, Rafigna, Caruso e Bidinotti, l'autore della prima rete, quella che ha sbloccato il risultato. Poi è arrivato anche il raddoppio di Ariati. Infatti l'Isernia è in vantaggio per 2-0. 10 minuti di gara dove le due squadre si sono studiate. Il risultato è stato di 0-0 per i primi 10 minuti, poi il vantaggio con Bidinotti e il raddoppio di Ariati, seppur con una deviazione di Zerbini. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento: Paulicelli Light Design in via Casamassima a Caporso, MIV Art of Ballet in via Tricarico a Caporso ed il Meridionale Costruzioni di Bellizzi Gianni a Caporso, le attività di Isernia, Eneide, Le Primizie e Esposito Costruzioni. Si tarda a riprendere l'incontro per un problema alla porta che andrà a difendere Gallon. Isernia che attaccherà da destra verso sinistra dei nostri schermi in questa seconda frazione. Dall'altra parte il Futsal Caporso sembra essersi ripristinata la situazione della rete. Allora riprenderà il gioco il Futsal Caporso con Squeo e Mazzilli. Zerbini per Mazzilli, non riesce a raggiungere la sfera il numero 10 con la palla che è terminata sul fondo. Conclusione di Rafigna, mette fuori Squeo. Andiamo a vedere i 5 con Gallon, Ariati, Bidinotti, Rafigna e Caruso per l'Isernia. Occhio a Rafigna, la conclusione ribattuta da Squeo. Ultimo tocco di Rafigna, rimessa laterale a favore Caporso che si presenta nuovamente in campo con Frigione, Squeo, Biacino, Zerbini e Mazzilli. Lo stesso 5 che è partito dalla prima frazione. Ariati per Bidinotti, Caruso, Bidinotti, la conclusione di Bidinotti, la grande risposta di Frisone che mette la sfera in calcio d'angolo. Conclusione potente di Bidinotti, angolata anche benissimo. Grande risposta di Frisone, Rafinha per Caruso, ribatte bene Squeo, poi Ariati per Gallon, Ariati, Caruso, la sfera per Bidinotti che di petto mette giù, poi tocca a Zerbini, rimessa dal fondo a favore dell'Isernia, Gallon, la palla per Rafinha. Finta la verticalizzazione, movimento ottimo di Bidinotti che prova a tagliare il campo. Ancora conclusione potente, questa volta centrale. Blocca Frisone. Zerbini.
intervento di Ariati. Rimessa laterale a favore Fuzza al Capurso. Isernia 2, Fuzza al Capurso 0. Le reti di Bidinotti e Ariati. Squeo. La palla dentro per Ramazzini, troppo lunga, facile preda di Gallon. Ariati per Rafinha. Bidinotti. Gli ruba palla Mazzini, poi Biacino, spazio Biacino, pensa alla conclusione, la prova, la palla che termina sul fondo. Gallon va a lungo a cercare Caruso, attaccato da Zerbini, il tacco a favore di Rafinha, la deviazione in fallo laterale a favore di Isernia. Rafinha per Ariati, Bidinotti, sicuramente tra i migliori in campo. Dall'altra parte Rafinha, Caruso, la palla dentro. Buona lettura di Zerbini che mette palla in calcio d'angolo. Due minuti trascorsi in questa seconda frazione tra Fuzza al Capurso e Isernia. Gli ospiti sono in vantaggio per 2-0. Rafinha, la palla dentro, il colpo di testa di Ariati, con la palla che termina di poco alta. Biacino, la verticalizzazione, l'intervento di Rafinha, ancora con la testa, fallo laterale. Zerbini, attaccato da Caruso, squeo da Bidinotti, la palla profonda di testa Ariati, poi squeo, mette giù Biacino, prova a vincere un contrasto, tocca per ultimo, rimessa laterale a favore Isernia. Ariati, Bidinotti, prova ad andare via, ancora Bidinotti, riesce a servire Caruso, la botta di Caruso, non la trattiene Frisone, che riesce comunque però ad evitare il gol, colpito forse anche con una parte del volto Frisone, anzi sicuramente. Sì, problema al naso per Frisone, con Bidinotti che è pronto a riprendere il gioco. Bidinotti, la palla dentro, Frisone gli restituisce palla, poi la palla dentro per Caruso, Bidinotti, Ariati costretto a mettere palla in calcio d'angolo, azione confusa ma che stava comunque mettendo in pericolo il Fuzza del Capurso. È arrivato Ariati a mettere palla in fallo laterale. Squio, recupera palla Bidinotti, la palla per Caruso, la botta di Caruso che termina sul fondo. Aveva spazio il numero 9 che ha preferito però calciare di prima intenzione, non riuscendo ad inquadrare lo specchio della porta. Mazzini dentro per Biacino, provare ad andare via, Ariati è posizionato sempre bene, mette palla in fallo laterale. Biacino per Squeo, la conclusione ribattuta questa volta da Bidinotti, poi la palla arriva a Zerbini che può calciare, conclusione potente che termina di poco alla sinistra di Gallon, che è caduto un pochino male. Ci sarà rimessa dal fondo per Elisera, non ci sono state deviazioni. Gallon con le mani a cercare Caruso, attaccato da Zerbini, messo giù, non c'è fallo, trattiene palla Caruso, il fallo, il calcio di punizione a favore del Capurso. Coscuro che prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo, poi Mazzilli, meglio di Rafinha, Zerbini, Squio dentro per Zerbini, a metà però tra Zerbini e Biacino. Allora dall'altra parte Rafinha prova a raggiungere il fondo, non riesce a crossare, anche perché al centro dell'area non c'è nessun compagno. Squio si allunga la palla, rischia qualcosa, regala palla infatti all'Isernia con Ariati che spara la porta, si gira bene, Ariati prova la conclusione, la palla sul sinistro, Frisone, poi Rafinha sull'esterno della rete. Adesso l'Isernia che si fa pericolosa, la ricerca del 3-0 la squadra di mister Scarpitti. Zerbini per Biacino, scatta Mazzilli seguito da Bidinotti, si va da Squeo, Zerbini, Mazzilli prova ad andare via, Bidinotti è attentissimo,
va a toccare palla in fallo laterale. Mazzini per Zerbini, prova ad andare via Zerbini, perde una bruttissima palla. Rafinha contro Frisone, Rafinha, la palla dentro per Caruso. Squeo ancora sulla linea di porta, dice di no al 3-0 del Isernia. La stessa azione aveva, si è reso protagonista Lillo, che aveva salvato sulla linea di porta sulla conclusione di Bidinotti. Adesso Bidinotti, conclusione potente che va a colpire l'esterno del palo. Solo Isernia in questi primi 4 minuti del secondo tempo. Uno, due, buono tra Biacino e Squeo. La palla per Mazzilli che termina direttamente in fallo laterale. Bidinotti per Giglio Fiorito. Giglio Fiorito, De Crescenzo. Biacino messo giù. Calcio di punizione a favore del Futsal Capurso. Dentro Giglio Fiorito e De Crescenzo, fuori Rafinha e Ariati. Questo è il doppio cambio di mister Scarpitti. È pronto ad entrare anche Melfi. Calcio di punizione, è pronto Zerbini. La conclusione forte che termina ancora di poco alla destra di Gallon. Gallon per De Crescenzo, palla imprecisa, rimessa laterale a favore Capurso. Capurso 0, Isernia 2. Le reti di Bidinotti e Ariati. Frisone, Zerbini, la verticalizzazione per Biacino, l'anticipo di Bidinotti. Caruso, De Crescenzo può calciare da lì, non c'è spazio, ancora Caruso, la palla dentro, Biacino devia, poi la conclusione di Giglio Fiorito sul fondo. Frisone per Biacino. Squeo, Zerbini, tocca lui per ultimo, rimessa da laterale per l'Isernia, la conclusione di Giglio Fiorito. Biacino mette in fallo laterale. Giglio Fiorito cerca e trova Bidinotti, poi ancora Giglio Fiorito, il movimento di De Crescenzo. Giglio Fiorito preferisce servire Melfi, ha preso il posto di Caruso. Gallon, palla profonda a cercare Bidinotti, che ha cercato la deviazione direttamente in porta, non colpisce bene il numero 3 del Isernia. Mazzini, Zerbini attaccato da Bidinotti, tocca ancora per ultimo Zerbini, la rimessa laterale a favore dell'Isernia. Giglio Fiorito all'indietro per Gallon, che cerca addirittura la botta, la deviazione di Mazzilli in fallo laterale. Bidinotti per Melfi, ancora la conclusione, è posizionato bene Biacino. Squeo, Zerbini, la verticalizzazione per Mazzilli che finta il cross. Mazzilli dietro per Zerbini, potrebbe calciare Zerbini, prova la botta, ribatte Giglio Fiorito. Melfi dall'altra parte, ha coperto bene Zerbini che tocca la sfera in palo laterale, pronto a riprendere il gioco il numero 8 Melfi. Bidinotti, Giglio Fiorito, De Crescenzo, Bidinotti, la palla dentro, ha capito tutto Mazzilli che poi prova il dribbling su Bidinotti. Ancora Mazzilli, ancora Mazzilli, va via Mazzilli, 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 De Crescenzo prima di Gallon, poi Melfi, dall'altra parte Bidinotti, lo scavetto, il palo e poi la rete di Melfi per il 3-0 dell'Isernia. Ancora gran lavoro di Bidinotti che ha trovato un pallonetto davvero delizioso, non è riuscito ad oltrepassare la linea di porta il pallonetto di Bidinotti e poi ci ha messo lo zampino vincente Melfi per il 3-0 dell'Isernia. Ancora una volta
cinica la squadra di mister Scarpitti, che in questi primi 6 minuti del secondo tempo ha cercato la rete del 3-0 in più di un'occasione. Biacino per Zerbini, sotto di 3 reti la squadra di mister Squillace. La sfera per Squeo, Zerbini, attaccato da Melfi, ancora Zerbini, la palla dentro per Biacino, capisce tutto Giulio Fiorito, che però tarda il suggerimento. Allora Biacino tocca, Squeo, Zerbini, dall'altra parte Mazzilli, che quest'oggi non brilla, prova a far sparire ancora la sfera Mazzilli, lo fa bene, poi Zerbini, la conclusione di Zerbini, ancora ribattuta da De Crescenzo, poi Biacino, dietro per Frisone, la palla profonda diventa un tiro per Gallon, che va a servire subito De Crescenzo, non lo fa benissimo. Allora rimessa laterale a favore Capurso, Biacino per Mazzilli, arriva il raddoppio, prova ad andare via Mazzilli, si trascina la sfera oltre la linea laterale, rimessa a favore dell'Isernia. Ariati, la palla per Melfi, tocca a Squeo, poi ancora Melfi per Ariati, Giulio Fiorito, Giulio Fiorito, Melfi, De Crescenzo, Giulio Fiorito, la palla dentro per Melfi, tocca Biacino, Zerbini, dietro per Squeo, Biacino, Squeo, Zerbini, Squeo, Biacino, tocca Melfi, rimessa laterale a favore Capurso, con Melfi che lamenta un braccio largo di Biacino, non è d'accordo il direttore di gara. Mazzilli non tocca bene, rimessa laterale a favore Isernia. Ariati per Giulio Fiorito, Melfi, Giulio Fiorito, non c'è lo spazio per servire ancora Melfi, allora si torna indietro da Gallon, Giulio Fiorito, la palla profonda per Melfi che salta bene Mazzilli, poi Ariati ha spazio davanti a sé, prova a guadagnare metri di Isernia, si torna indietro però da Melfi, Giulio Fiorito si abbassa bene a ricevere palla, spazio Giulio Fiorito, ancora il movimento di Melfi, l'intervento di Mazzilli, resiste bene Melfi, dietro per Ariati che finta il destro, Giulio Fiorito, Ariati, Giulio Fiorito, la palla dentro per Ariati, ancora l'uscita di Frisone che però non può bloccare, palla che resta lì, Ariati la conclusione due volte, ribatte Biacino in fallo laterale, aveva prima bloccato Frisone, poi aveva oltrepassato l'area di rigore, allora costretto a lasciare la sfera, sfera che poi ha raggiunto Ariati che non è riuscito però a superare Biacino. Giulio Fiorito, Ariati per Melfi, Ariati, De Crescenzo, Ariati, il pressing adesso del Capurso, la palla ottima per De Crescenzo, De Crescenzo, De Crescenzo, gli toglie la sfera dal piede Frisone, Biacino prova ad andare via, lo fa bene Mazzilli, 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 Gallon, palla che resta lì, finisce giù Mazzilli, non c'è fallo, si continua a giocare, Giulio Fiorito, l'intervento di Squeo, Giulio Fiorito, Squeo, Biacino, adesso contropiede da parte del Capurso, Mazzilli sul fondo, Capurso vicino alla rete del 3-1 con Mazzilli, 10 sul cronometro in questa seconda frazione, Capurso 0 Isernia 3. Mette la sfera in palo laterale Ariati, c'è stato un piccolo problema in campo, non abbiamo ben capito cosa sia accaduto, comunque Squeo adesso restituisce palla all'Isernia, 10 minuti al termine tra Futsal Capurso e Isernia, risultato parziale di 0-3.
De Crescenzo per Giglio Fiorito, la sfera per Ariati, Giglio Fiorito, Ariati, Melfi, adesso prova a muoverla veloce il Lisernia, De Crescenzo, ancora De Crescenzo, attaccato da Pavone, De Crescenzo, gli ruba palla Squeo, poi Melfi, ultimo tocco del numero 8, rimessa laterale a favore Capurso, Zerbini per Mazzilli, Squeo, Mazzilli, dietro per Frisone, la palla profonda per Pavone, esce Gallon che va a mettere in fallo laterale. L'ingresso di Dammacco per il Capurso, Zerbini, la conclusione deviata proprio da Dammacco che favorisce l'intervento di Gallon perché è andato a rallentare la sfera. Occhio a Melfi che riesce a toccare la sfera, dall'altra parte Rafinha evita la rimessa dal fondo, cerca un dribbling di troppo, poi Pavone, bene per Mazzilli, Mazzilli, Gallon dice di no. L'intervento di Rafinha su Mazzilli, l'anticipo buono del numero 10 di Lisiana, poi scodella benissimo Gallon per il colpo di testa di Melfi con la palla che termina sul fondo. Gran lavoro di Gallon che ha disegnato una traiettoria perfetta per la testa di Melfi che però non è riuscito ad inquadrare la porta. Frigione, la palla profonda per Mazzilli, l'anticipo di Giglio Fiorito, poi tocca Rafinha in fallo laterale, rimessa affidata a Dammacco per Zerbini, Dammacco, anche lui classe 98, Dammacco prova ad andare via, messo giù, calcio di punizione a favore del Futsal Capurso, il fallo commesso da Rafinha. Noi ringraziamo gli sponsor che permettono questo evento: Paulicelli Light Design, MIV Art of Ballet, Edel Meridionale Costruzioni, Eneide, Le Primizie e Esposito Costruzioni. Calcio di punizione affidato a Zerbini che andrà a calciare con il destro, probabilmente non è il suo piede preferito. Parte Zerbini che invece va col sinistro, la palla dentro di Mazzilli sulla linea, mette fuori Pelentir, poi reclama un fallo il Capurso per il gioco pericoloso di Giglio Fiorito, non d'accordo il direttore di gara, sbaglia Zerbini, rimessa laterale a favore dell'Isernia, è pronto Rafinha, Pelentir, Giglio Fiorito, Ariati, Giglio Fiorito, Pelentir, la palla dentro per Rafinha, l'anticipo di Zerbini con Frisone che aveva abbandonato l'area di rigore per andare a intervenire su questa sfera. Pelentir prova ad andare via, lo fa bene su Dammacco, non su Pavone, ma resiste ancora Pelentir, messo giù, non c'è il contatto con Frisone, rimessa dal fondo a favore Capurso, premiata la caparbietà di Pelentir che però non è riuscito a guadagnare un calcio di rigore, avrebbe potuto portare Lisernia sul risultato di 4-0. Pelentir, salta Mazzilli, la palla rischiosa ma efficace per Giglio Fiorito, ancora Giglio Fiorito, tocca Mazzilli, Rafinha, Gallon, Pelentir, irregolarità commessa da Lisernia e quindi calcio di punizione a favore del Capurso dal limite dell'area di rigore. È arrivato il secondo direttore di gara. Mettere ordine, l'irregolarità non è stata commessa e quindi palla a due con Zerbini che ha restituito palla di Serna,
Pelentier per Giulio Fiorito. Ariati, Pelentier. Giulio Fiorito resiste bene a Mazzilli. Prova ad andare via, ancora Giulio Fiorito. Ariati, Pelentier. Giulio Fiorito. Rafinha. Pelentier. 2,98 in campo per il Caporso, schierati da mister Squillace. Giulio Fiorito attaccato da Dammacco. Ariati libera il destro con la palla che termina sul fondo. Calcio d'angolo, Giulio Fiorito per Ariati. Pelentier per Rafinha. Pelentier. Rafinha. Tocca Pavone, ancora Rafinha. Mette la palla profonda, blocca Frisone. Dammacco. Zerbini ancora per Dammacco. Pavone. Zerbini, ancora Zerbini, prova ad andare via, cerca lo spazio giusto Zerbini, la conclusione è ribattuta da Rafinha. 6 al termine dell'incontro, Caporso 0, Isernia 3, le reti di Bidinotti, Ariati e Melfi. Mazzilli per Zerbini. Conclusione di Zerbini, ancora ribattuta, questa volta da Pelentier. Pavone dietro per Zerbini. Mazzilli. Zerbini. Prova ad andare via il brasiliano, la conclusione di Zerbini in due tempi, blocca Gallon. Rafinha, Pelentier, attaccato da Mazzilli, elude bene il pressing del numero 10 in maglia rossa. Dall'altra parte per Rafinha, la tiene in campo, poi De Giglio per Ariati, prova ad andare via, messo giù Ariati da Mazzilli, calcio di punizione per l'Isernia. Fuori Zerbini, dentro Biacino. Calcio di punizione battuto da Pelentier a favore di Ariati. Pelentier. Giulio Fiorito. Pelentier. Rafinha. Attaccato da Pavone. Giulio Fiorito tocca ancora per Rafinha. Ariati ha spazio. L'ha visto Rafinha. L'intervento di Mazzilli che mette palla in fallo laterale. È pronto a battere Pelentier. Gallon. Rafinha, Giulio Fiorito, attaccato da Pavone, ancora Giulio Fiorito, rischia qualcosa, efficace il suo possesso palla, poi Ariati, l'intervento di Dammacco, che poi va ad anticipare anche Rafinha, Dammacco, finta il destro, la palla dentro per Pavone, Mazzilli può calciare, Mazzilli lo fa col destro, poi arriva Biacino, la botta, l'intervento di Gallon, calcio d'angolo a favore Caporso. Buon lavoro di Dammacco. Pavone la palla dentro, in due tempi, blocca Gallon. Poi il suggerimento per Pelentier, l'intervento di Dammacco con la palla che termina in calcio d'angolo. È pronto a battere Pelentier. La sfera retrata per Ariati. Giulio Fiorito, anticipo di Dammacco ancora su Pelentier, poi Mazzilli va a calciare. Finisce giù, non c'è fallo, ci sarà rimessa dal fondo a favore di Isernia. Con le mani Gallon per Giulio Fiorito. Pelentier, Ariati, Pelentier, Giulio Fiorito, la palla dentro per Ariati, azione perfetta dell'Isernia, con poi Mazzilli che va a toccare, trova anche la deviazione di Ariati, rimessa laterale a favore del Caporso.
fuori Giglio Fiorito, dentro Bidinotti per l'Isernia. Dammacco, via Cino, Pavone, via Cino, perde una brutta palla, la recupera Rafinha, Frisone con il petto, poi Pelentir, ancora Frisone in due tempi dopo la deviazione di Dammacco. Via Cino per Dammacco, via Cino, Mazzilli, Pavone, prova ad andare via, lo fa bene ancora Pavone, 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 la palla dentro per Mazzilli, il tocco di Bidinotti, poi Dammacco per via Cino, Mazzilli, perde ancora una palla brutta il Capurso, Bidinotti per Rafinha, dentro per Bidinotti, l'anticipo di Mazzilli in fallo laterale, anzi no, l'ultimo tocco di Bidinotti, allora la rimessa sarà a favore del Capurso, via Cino per Mazzilli, prova a fare tutto da solo Mazzilli, la conclusione in scivolata, Pelentir mette in calcio d'angolo, 3 minuti e 26 secondi al termine dell'incontro, Capurso 0, Isernia 3. Mazzilli, Pavone, Mazzilli, la palla dentro, la deviazione di Ariati in fallo laterale, Mazzilli per Dammacco, Pavone prova ad andare via, riesce a saltare Pelentir, non Ariati, poi Rafinha, è lì vicino Dammacco, sbaglia Rafinha, Mazzilli per Dammacco, prova ad andare via, la conclusione in due tempi, blocca Gallone. Applausi per il classe 98 del Capurso, ha avuto un buon impatto sull'incontro, il fallo di Bidinotti su Biacino, calcio di punizione a favore Capurso, Biacino per Dammacco, Mazzilli, Biacino, sbaglia ancora Mazzilli, recupera palla Caruso, Bidinotti, la trattenuta, non c'è fallo, dall'altra parte Dammacco, finta il destro, prova ad andare via, trattenuto, calcio di punizione, ancora buon lavoro di Dammacco, ha saltato Pelentir, costretto alla spinta fallosa, quarto fallo commesso dalla squadra di mister Scarpitti, calcio di punizione interessante, sulla sfera c'è solo Mazzilli che probabilmente andrà alla conclusione in porta, tre uomini in barriera, due più uno sfalsato, parte Biacino invece la conclusione che termina sul fondo, fuori Mazzilli, dentro Squeo, con le mani Gallon per Pelentir, Bidinotti tutto solo, la sfera per Caruso, dentro per Bidinotti, Caruso il palo a dire di no al 4-0 dell'Isernia. Dammacco, questa volta non bene, intervento di Ariati, Caruso, sono saltati un po' di schemi tra i giocatori del Capurso, allora ne approfitta l'Isernia a riempire gli spazi vuoti che i giocatori del Capurso stanno lasciando, però Dammacco, la palla dentro per Biacino, la rete dell'1-3, accorcia le distanze il Capurso, il lampo di Dammacco, il cross perfetto per Biacino che ha dovuto solo spingere in porta, questa volta nulla da fare per Gallon, Capurso 1, Isernia 3. Non riesce ad anticipare Squeo, parte Bidinotti, la palla per Caruso che ha lasciato sfilare per Ariati che però non aveva seguito l'azione, rimessa laterale a favore del Capurso, Squeo attaccato da Caruso costretto a mettere la sfera in fallo laterale, Bidinotti è pronto a riprendere il gioco, due minuti al termine, si prepara Zerbini per il quinto uomo di movimento, chiama il time out mister
squillace. Allora noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Minuto e 53 secondi per Esperanze del Capurso alla ricerca del pareggio sotto di due reti. La squadra di mister Schillace adesso schiera il quinto uomo fuori Frisone, dentro Zerbini, proprio Zerbini ad impostare l'azione del Capurso. Biacino per Dammacco, Pavone, Dammacco, Biacino, classico giro palla del Capurso con il quinto uomo. Mazzilli perde una brutta palla, Riati cerca la porta, non trova però lo specchio, palla che termina sul fondo. Zerbini riprende il gioco servendo Biacino, Mazzillo, Dammacco per Biacino, Giulio Fiorito recupera palla a porta sguarnita. Giulio Fiorito, la sfera per Rafinha, Zerbini la tiene lì, riprende subito il gioco servendo Mazzilli che prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo. Palla che resta lì, Dammacco però tocca con un braccio. Giulio Fiorito, la palla profonda, non riesce ad agganciare la fine. Allora Pavone per Dammacco, Mazzilli, si posiziona adesso il Capurso bene per il giro palla. Mazzilli, 50 secondi al termine. Mazzilli, Zerbini, Biacino, Dammacco, Biacino, la sfera per Zerbini che deve calciare, prova la botta, ribatte bene Ariati, Mazzilli, la conclusione ribattuta da Bidinotti, ancora Zerbini, la conclusione ribattuta da Ariati, è un muro adesso di Sernia, la conclusione di Rafinha, Biacino va a controllare, 27 secondi al termine dell'incontro, Capurso 1, di Sernia 3. Pavone, sbaglia tutto Pavone, Rafinha, la conclusione, il palo a dire di no, ancora la quarta rete dell'Isernia che ha colpito due legni nella seconda frazione. Mazzilli non riesce ad agganciare, Gallon per Giulio Fiorito, Giulio Fiorito sempre in porta, Zerbini, Giulio Fiorito dietro per Ariati, finisce qui, triplice fischio, vince l'Isernia che mantiene il primato della classifica. Tre punti importanti per la squadra di mister Scarpitti, che in realtà non è mai sembrata in pericolo dal punto di vista del risultato. Le reti di Bidinotti, Ariati e Melfi, poi ha accorciato le distanze la rete di Biacino. Noi ringraziamo gli sponsor che hanno permesso questo evento: Paulicelli Light Design a Capurso, MIV Art of Ballet in via Tricarico 4 a Capurso, ed il Meridionale Costruzioni di Bellizzi Gianni a Capurso, Eneide, le primizie Esposito Costruzioni, le attività a Isernia. 21 punti quindi per l'Isernia, resta a 10 il Futsal Capurso, ha vinto la squadra ospite per 3-1, le reti di Bidinotti, Ariati e Melfi, poi la rete di Biacino. Noi vi ringraziamo per il cordiale ascolto e vi auguriamo il più cordiale buon proseguimento di serata.